Un posticipo dalle mille emozioni, un posticipo che ha regalato gol, tre gol, tanto spettacolo, tante emozioni al Danilo Martelli nel Monday Night, nel più classico posticipo del lunedì sera con il quale si andava a concludere questo pazzo ottavo turno, ottava giornata del girone A di Serie C. Ragazzi, siamo già alla vigilia della nona giornata, visto che la Serie C tornerà grande protagonista in questa giornata, domani il girone C e poi sarà la volta del girone A e del girone B, con i posticipi anche in quella di giovedì, in campo proprio Mantova e Pordenone, visto che le due formazioni sono andate in scena in questo Monday Night, in questo lunedì dedicato al posticipo dell'ottava giornata di campionato. Ragazzi, continua questo campionato davvero impronosticabile, perché giornata dopo giornata, risultato dopo risultato, le grandi, coloro che avrebbero dovuto far piazza pulita, avrebbero dovuto giocarsi un campionato a tu per tu, sto parlando ovviamente del Pordenone di Domenico Di Carlo, della Vicenza di Francesco Baldini, ma soprattutto anche della Triestina, in questo momento allenata dall'ex allenatore biancoscudato Massimo Pavanel, che vivrà un match contro il suo più recente passato nel più classico derby del Paron. Sta succedendo davvero qualcosa di impronosticabile alla vigilia, con 13 squadre in questo momento racchiuse nella bellezza di 5 punti dal primo posto del duo Lombardo Renate e San Giuliano City, la formazione di Andrea Dossena, dopo il successo nella finale firmato Sgarbi contro i Lanerossi, contro il Vicenza del sempre più pericolante Francesco Baldini, si fa il nome insistente per la panchina biancorossa dell'ex ormai allenatore biancoscudato Massimo Odo. Dall'altra parte il San Giuliano City, neopromossa, la squadra dell'Interland milanese che gioca al Ferruccio di Seregno, allenata da Andrea Cicei. Dalla coppia formata da Renate e San Giuliano City all'Albino Leffe, in questo momento al 13° posto, ci sono solamente la bellezza di 5 punti, quindi davvero tantissimo equilibrio in questo girone A di Serie C. Ma andiamo a parlare del posticipo che ha caratterizzato questa ottava giornata, questo lunedì, perché al Danilo Martelli ne abbiamo davvero viste di tutti i colori. Partiamo dall'acrobazia, dalla rovesciata dell'ex Piacenza Dubicas, con la risposta di un ottimo Kirra, l'ex Piacenza. Lo scorso anno 32 presenze, 10 gol, che però deve ancora trovare il primo sigillo in questo campionato. Grande chance al minuto numero 15, ancora per Yeboa, grande anticipo da parte dell'ex biancoscudato Aglietti, entrato al posto dell'infortunato Pirrello già al quarto minuto. Da un recupero a centrocampo nasce un contropiede per la formazione di Nicola Corrent, un solo successo lo scorso 17 settembre contro il Trento, proprio davanti al pubblico amico qui al Martelli. Quindi ritrova il successo ad un mese di distanza ed esce in questo momento dalla zona play-out, 8 punti come pro sesto e Trento per la formazione lombarda. Sull'asse Piero Bon Mensa, ex di turno lo scorso anno in cadetteria, 15 presenze, 0 reti, peraltro per l'ex giocatore attaccante esterno della Triestina. Mensa che riesce a tirare, ma c'è la grande risposta di un ottimo Festa. Passiamo al 27esimo, dagli sviluppi di un calcio piazzato, non ci pensa due volte, da quasi metà campo, un tiro
davvero incredibile da parte di Aieti, palla che sbatte sul palo, sarebbe stato davvero il gol della giornata per quanto riguarda il campionato di Serie C. Il palo a fermare il difensore albanese del Pordenone, dal palo al gol del vantaggio firmato da Alberto De Francesco, l'ex Spezia, e da Avellino, una delle aggiunte di valori per la formazione lombarda di Nicola Corrent, direttamente a calcio piazzato, una traiettoria imprendibile per Festa per il vantaggio al 32esimo per il Mantova. Mantova che ci crede nel corso del primo tempo. Arriviamo però al minuto numero 44 con la grandissima palla data da Torrasi per Pinato. All'interno dell'area di rigore c'è il gioco di prestigio e il tentativo vincente da parte dell'esterno, terzo gol in questo campionato, secondo consecutivo dopo il sigillo firmato contro l'Arzignano nella settima giornata. Nel corso del primo tempo che termina con il tentativo con il tacco da parte di Iotti sulla punizione battuta da Guccione, quindi subito una grande chance per il Mantova per riportarsi in vantaggio. Al 54esimo, invece, sul servizio da parte di Yeboah, non ci pensa due volte Matteo Gerpaudo, l'ex Foggia, a girarsi all'interno dell'area di rigore e battere nuovamente Festa per il gol del nuovo vantaggio per il Mantova di Corrent. Grandi proteste per il Pordenone per un fallo non evidenziato dall'arbitro nell'azione che poi ha portato al nuovo vantaggio lombardo. Chance per Guccione sull'asset De Francesco. Guccione con il tiro di sinistro a giro che oltrepassa la porta difesa da Festa. Festa che è determinante su Mensah al minuto numero 74, invece è Kirra a superarsi all'87esimo su un pallone messo in mezzo da Bassoli. Grande chance per Zammarani, ma c'è l'intervento salva tutto, salva risultato da parte di Kirra nei confronti di Zammarani. E poi nella finale grande chance ancora per Pau Dans per chiudere definitivamente il match. Quindi ragazzi, risultato sorprendente alla vigilia per un Pordenone che poteva balzare in testa a quota 17 punti, Pordenone che rimane invece a quota 14 insieme a Lecco, appunto la Padova di Bruno Caneo, come il Novara a più 1 invece sulla coppia formata da Arzignano e Feralpi Salò. Chiudiamo con i risultati che hanno caratterizzato questa ottava giornata, con il successo alla Damolina in rimonta per l'Arzignano contro la Feralpi Salò. Apre guerra al 22esimo, risponde nel corso della ripresa, lega l'autogol di Elia Legati e il gol al 66esimo di Faida. Successo in Mogata per la Juventus, under 23 per la Juventus Next Gen contro la Pro Sesto, apre Besaggio al 40esimo, il bis bianconero con Pecorino e poi il tris con Kudryk al 75esimo. Vittoria esterna invece alla Piola di Novara per il Lecco di Luciano Foschi, che vola sempre più in alto. Tre vittorie e un pareggio da quando si è seduto l'ex allenatore della Carpi sulla panchina lombarda. Apre Buso al 27esimo, raddoppio ospite con Girelli al 33esimo. Non basta il sempre eterno Pablo Andreas Gonzalez per la formazione di Roberto Cevoli alla seconda sconfitta consecutiva. In quel del Ferruccio basta Anastasia al 49esimo per il San Giuliano contro la Pergolettese, esordio da dimenticare al Nereo Rocco per la Triestina di Massimo Pavanel con la sconfitta contro l'Albino Leffe 3-0, Milesi al 38esimo, doppietta per Bomber Jacopo Manconi tra il 67esimo e l'81esimo. Successo esterno per il Trento in quella di Bustos Arsizio contro la Pro Patria, doppietta tra il 7° e il 26esimo per Belcastro, Ndreka al 71esimo per riaprire il match. Vittoria 2-0 in quel del Silvio Piola di Vercelli per la Pro Vercelli contro il Piacenza con i gol dei due bomber al 10° a Reghini, al 92esimo invece
Gianmario Comi. Invece, nel match che si è giocato alla città di Meda, successo nella finale con il gol di Sgarbi al minuto 1,95 per il Renate capolista di Andrea Dossena contro il Vicenza del sempre più pericolante Francesco Baldini. Apre al 27esimo Possenti il pareggio con il Loco Ferrari al 36esimo e come detto il gol partita con il tentativo dalla distanza che batte Coffente da parte di Sgarbi. Ragazzi, siamo già alla vigilia del derby del Nord-Est, del più classico derby del Paron al Nereo Rocco, il ritorno contro l'ex di turno Massimo Pavanel. Intanto, però, quasi a sorpresa, si ferma per la seconda volta in questo inizio di stagione dopo la sconfitta interna proprio contro la formazione biancoscudata, il grande favorito Pordenone dell'ex di turno che ritorna a casa, che fa un ritorno amaro in quel del Danilo Martelli. Stiamo ovviamente parlando di Domenico Di Carlo e del suo Pordenone che rimane in questo momento al secondo posto in classifica dietro al duo di testa formato da Renate e addirittura San Giuliano City. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!